Salve a tutti cari amici di Eventone, ecco il momento atteso con la nostra Valeria Gentili che ci illustrerà le sue ultime scoperte come promesso in esclusiva per noi qui ad Eventone 2014. Ciao Valeria! Ciao, ciao Emanuele, buongiorno a tutti, anche se non sono lì con voi cerco di dare il mio contributo almeno in audio. Ok, allora vuoi fare una piccolissima presentazione su di te? Penso che molti qui in sala già ti conoscano. Ok. Brevemente, io mi occupo di comunicazione da sempre perché sono stata nel senso che mi sono cancellata dall'albo dei giornalisti, sono stata giornalista e il mio lavoro principale è la documentarista, sono una regista. Vengo da un'esperienza quindi di comunicazione per immagini e comunicazioni per messaggi molto sintetiche. Ho cominciato a occuparmi di questi temi come un po' tutti voi, come un po' tutti noi, partendo da Ucadia, ancora come curiosità, tanto tempo fa, dal Sestwick TV e Paio Collins, e poi sono approdata a OPPT circa 2 anni fa e ho cominciato a conoscere un mondo diverso, quello della legge mercantile, quello di UCC, quello diciamo del grande commercio, quello che regola il globo terracqueo. Noi siamo commercio, purtroppo, siamo oggetto di commercio, siamo vittime del commercio, siamo attori e comprimari del commercio, e ho imparato a ragionare in questi termini per riuscire ad entrare dentro un meccanismo doloroso, nauseabondo all'inizio, che però ha bisogno di essere compenetrato, ha bisogno di essere analizzato, dissezionato per poter essere capito, quindi ci vuole una grande pazienza, non ho finito, ma insomma credo di essere arrivata a un buon punto. Siamo in progress, come si dice. Sì. E allora, cosa hai scoperto ultimamente? Qui vogliamo notizie fresche, le news. Vabbè. Dunque, la cosa più importante che ho scoperto è che essere soggetti giuridici, perché così li chiamano gli avvocati, tecnicamente si chiama soggetto giuridico, non finzione giuridica, anche se lo è una finzione, ci preclude qualsiasi tipo di possibilità di decisione, di autodeterminazione. Noi sostanzialmente non abbiamo voce, non abbiamo corpo, non abbiamo mente, non abbiamo opinioni, essendo considerati solo come tali, come soggetti giuridici, siamo solamente un estremo, una cifra, un numero, più numeri, ho scoperto che siamo tanti numeri, non solo uno, siamo stringhe alfanumeriche, ma ne abbiamo almeno 6-7 contenute nel nostro codice fiscale, ma quello è un discorso lungo, forse è il più prematuro da fare in questo momento perché è il più lungo da dirimere. La cosa più importante è che proprio per questa nostra impossibilità a definirci esseri umani in carne, ossa, sangue e spirito, perché magari sentendolo tutti annuiscono e dicono sì, lo sai, come no, certo lo sai, in effetti tu non lo sai mai, non lo sai da nessuna parte, non lo sai mentre guidi, non lo sai mentre mangi, non lo sai mentre fai la spesa, non lo sai mentre sei in banca, sei sempre una stringa alfanumerica. E per uscire da questo loop micidiale, satanico, questa valvola della tua energia dalla quale viene succhiata la tua linfa da quando nasci, senza che tu te ne accorga, e quindi ti piega, ti prostra, ti rende impossibile vivere, bisogna andare a vedere dove nasce. La domanda chiave me la fece un professore, Marco Della Luna, che intendo citare perché mi sta aiutando tantissimo e lo ringrazio, quando mi chiese: Valeria, tu devi trovarmi il punto esatto, il momento esatto dove origina il soggetto giuridico, perché se io non trovo quello, se io non capisco quando nasce e con le prove, io non riesco a capire come affrontarlo questo discorso. Rimarrà sempre un qualcosa di esistente, ma di non confutabile, perché è qualcosa di evanescente, qualcosa che c'è ma non c'è. Tanto è vero che chi fa la dichiarazione di sovranità, tanti dei miei amici l'hanno già fatta, poi alla fine va all'anagrafe, chiede un estratto di nascita ed è comunque il soggetto giuridico. Non cambia mai nulla, poi vedremo perché non cambia nulla. Cambia in te, che è molto importante. L'evoluzione avviene in te. È determinante, sappiamo quanto venga giocato sull'energia, il 90% di quello che accade è energia, e saperlo e riuscire a modularla, la propria energia, può voler dire già determinare una gran parte di cambiamento, ma quel 10% che sta nella dualità, nel denso, nella manifestazione,
va cambiato quello, perché altrimenti tutto il resto non dà frutto. Allora, Certo. ecco. Prego, allora quali sono questi nuovi documenti di cui tu sei venuta a conoscenza e che stai analizzando e anche incominciando ad usare in questi giorni? Insomma, chi ti segue sul web un pochino lo sa, ma diamo questa informazione. Esatto, siamo partiti dai registri dell'anagrafe, il registro dell'anagrafe, quello che firma tuo padre mentre tua madre è in clinica o all'ospedale e ha appena partorito. Ci siamo resi conto, e ci farà anche qualche video da vedere, pochi perché ancora non ho avuto il tempo di condensare questo lavoro in dei video sintetici, ma lo farò, ti rendi conto che su quel registro che si chiama registro A, serie A, parte 2, per alcuni B, quando si fa un pre-riconoscimento, non c'è mai scritto che tuo figlio è tuo figlio, che tu sei sua madre, che il padre è suo padre, cioè queste denominazioni che per noi sono sottintese, ovvie, evidenti, mancano. In quella pagina, dalla quale poi originano tutti i nostri certificati e tutta la nostra vita, le compravendite immobiliari, una targa, non c'è mai scritto che tuo figlio è tuo figlio, tu sei il dichiarante, la madre è una preposizione. Il bambino mi è stato detto che è nato, ma mi è stato detto da un'ostetrica, non dal padre che è un dichiarante. E mi è stato detto che è nato da. La madre viene chiamata da, una preposizione di moto da luogo. Non c'è il cognome del bambino nella parte dove il padre firma. Il padre non è il padre, non è genitore. Il bambino non ha cittadinanza, curiosamente. Il padre e la madre magari sono cittadini italiani e lo dichiarano, senza nessun apporto a supporto di codice fiscale. Voi sapete che il codice fiscale ci viene chiesto sempre, ormai anche quando vai a fare la spesa ti chiedono il codice fiscale. Stranamente non viene chiesto quando tu vai all'anagrafe a dichiarare, a registrare la nascita di tuo figlio. Ci sono molti altri registri, 8, 10, dopo quelli, che noi non abbiamo mai firmato, sono conservati nelle procure. Le procure hanno fatto delle gare d'appalto e li hanno consegnati a delle ditte private che li digitalizzano, li conservano, li assicurano contro il fuoco e li tengono secretati. Noi abbiamo dei documenti che ci riguardano, che sono secretati, ai quali non possiamo avere accesso. Da qui siamo partiti per una ricerca che ovviamente non può essere una mega causa, anche perché non si può fare una class action contro la pubblica amministrazione, è vietato. E quindi abbiamo le ali tarpate da quel punto di vista. Però abbiamo cercato delle leggi che fossero il viatico per poter agire a correzione di questo registro, che di per sé è mendace, se, per non dire fraudolente, perché io non ho dichiarato un trovatello, ho dichiarato mio figlio e io devo essere considerato genitore. Sappiate che da febbraio di quest'anno tutta la legge sul diritto di famiglia ha trasformato la dicitura potestà genitoriale in responsabilità genitoriale. Sono due cose molto diverse. La potestà è un potere di determinazione, di gestione, di tutela e di curatela nei confronti del proprio figlio. La responsabilità è stai molto attento perché se non ti comporti bene, io te lo levo tuo figlio. E quindi tu sei un affidatario e non lo sai, tu hai ceduto tuo figlio in quel momento. Di fatto, quella pagina è un trust in tutti i suoi estremi, è costruita come un trust. Io ti sto cedendo mio figlio, l'ho trovato, è tuo. Infatti di lato c'è la famosa finzione giuridica o soggetto giuridico citato in maiuscolo in uno specchietto chiuso, circoscritto, dove firma solo il pubblico ufficiale. Quella è una cessione. Da lì quindi noi siamo partiti per la correzione di tutto questo e ce lo garantisce una legge che è la 445 del 2000, che consente a noi tutti di autocertificare qualsiasi cosa, a partire dal nostro certificato di nascita, atto di nascita, attestazione di nascita, quindi con l'ostetrica, ci si presenterà in ospedale, lo stanno già facendo i ragazzi che con me seguono questo discorso e che stanno diventando genitori in questi giorni, in queste settimane, si sono presentati in ospedale con l'attestazione di nascita del proprio figlio e la dichiarazione di nascita del proprio figlio, che normalmente vengono fatte ad opera dell'ostetrica e del ginecologo del reparto, già compilate. Però complete in tutte le loro parti. Io sono il padre, lei è la madre, questo è il cognome di mio figlio, la sua cittadinanza, o meglio, la nazionalità, che è cosa diversa dalla cittadinanza, è italiana. E quindi io te la faccio vedere per presa visione, non ho nemmeno bisogno che tu, che in quel momento sei pubblico ufficiale, mi metta una firma, perché sono io che dichiaro.
e non c'è bisogno di nient'altro. Ed è legge naturale pura l'autocertificazione, perché vuol dire che in quel momento tu sei essere umano, non sei soggetto giuridico. Stai dichiarando al mondo che hai avuto un figlio che a sua volta un sovrano, e lo scrivi in alternato, va bene, come persona fisica, perché non c'è possibilità di inserire un nome tutto minuscolo, bisogna correggerli questi registri, ma arriveremo per gradi. Quindi tu ti presenti con dei tuoi certificati, tu ti dichiari legale rappresentante e curatore di tuo figlio e depositi tutto al comune e fai pubblicità di questi atti, come si dice in gergo, perché se tu dichiari e poi tieni per te non ha valore. Allora io te li vengo a notificare, io ti comunico, come tu scrivi amministrazione, scrivo anch'io, scrivo il giusto, correggo l'ingiustizia, correggo la fraudolenza, correggo tutto ciò che tu usi strumentalmente per sfruttare la mia energia, per sfruttare la mia esistenza, dal primo giorno di vita fino all'ultimo. E poi se sarà il bond, sarà il bond, ma intanto io mi autodetermino. Certo. Voglio essere riconosciuto per ciò che sono, mi dichiaro, ok? Perfetto, perfetto. Allora, questi documenti sono già a disposizione di tutti, giusto? Ho visto che tu li hai già pubblicati, daremo il link, daremo tutte le informazioni e per questo davvero ti ringraziamo. Un'ultima domanda che volevo farti, quindi a cosa porta questo, insomma, questo dichiararsi? Ok, allora da lì sono partite un po' due strade, perché va bene la correzione, ma poi c'è bisogno di chiudere in una nostra scatola autodichiarata tutto questo bene. Noi siamo un patrimonio di noi stessi, quindi ci dobbiamo difendere se intorno c'è un cartello dai contorni non meglio definiti, ma insomma molti di noi lo conoscono molto bene questo cartello, soprattutto come opera. E se quindi da una parte c'è bisogno di tutelare le nuove generazioni, i bambini che stanno nascendo, che devono nascere, o quelli che sono già nati, e i minori in generale, perché dobbiamo farlo noi per i nostri figli minori, abbiamo pensato di usare un sistema, che è il sistema che usa l'amministrazione, che usa il potere, che usa il cartello, ossia il trust. Trust vuol dire fiducia, trust vuol dire io confido in te. Ora, come tutte le cose nella dualità, tu le puoi interpretare in maniera luminosa o in maniera ombreggiante, e chi lo ha usato fino adesso contro di noi l'ha usato in maniera piuttosto oscura, piuttosto nascosta, ottenendone grandi risultati, perché questo è un sistema che va avanti da secoli se non millenni. Quindi bisogna imparare ad usarlo e trasmutarlo e farlo diventare un qualcosa legittimo, legale, che non sia la base per una sovversione, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di andare ad urlare da nessuna parte. Noi vogliamo entrare dentro il sistema e riprenderci semplicemente ciò che è giusto. Quindi da una parte c'è un trust per i bambini, un trust per i nuovi nati, un trust per i piccoli o per i minori, dove il padre, la madre sono i disponenti, i trustee, e il bambino è il tutelato, è il beneficiario, e lo si dichiara. Non voglio che nessuno imputi e imprima su mio figlio il marchio di un soggetto giuridico ens legis, ossia creato dalla legge, ex nihilo, ossia dal nulla, qualcosa che non esiste, non lo potete creare. Sono io che creo vita in mio figlio, sono io che decido di tutelarlo da queste creazioni di un sistema che non lo ha generato, che lo vuole semplicemente sfruttare e lo vuole mettere tra le schiere degli inconsapevoli, che purtroppo pagano con la loro energia un patto che va rotto. Ci vorranno anni forse, però se collaboriamo tutti insieme questa cosa diventerà virale molto presto, e forse toglieremo, che sarà già un passo avanti enorme, toglieremo la futura generazione a questo tipo di condizionamento e di schiavitù. Esatto. E quindi nel termine di 15 anni avremo dei bambini e dei ragazzi liberi, che sceglieranno loro come autodeterminarsi. Dall'altra parte, la grande emergenza di questo momento, il patrimonio. Il patrimonio inteso come bene primario di sopravvivenza, prima casa, una macchina, un conto corrente, non il patrimonio come una joint venture, una holding, perché non ci interessa.
chi ha holding usa il trust da 50 anni, lo conosce molto meglio di noi. Tutti i grandi magnati e capitali e capitalisti e capitani d'industria si tutelano col trust da sempre. Siamo noi che non lo conosciamo. Mi è capitato di conoscere questo Jersey Trust, che devo dire nessun avvocato conosceva, ma lo posso dire con certezza, non lo conosce veramente nessuno. Noi abbiamo, come Italia, loro quindi, come corporation, sono stati obbligati nel 1985, prima di Maastricht, a recepire una serie di strumenti giuridici, anche sottoposti ad altre giurisdizioni europee, proprio perché in Italia mancavano questi strumenti. Infatti il trust poi venne ammesso nel 92 con Amato, e nell'85 si fece questa convenzione, che è detta convenzione dell'AIA, che recepì una serie di strumenti, tra i quali uno interessantissimo, che è il Jersey Trust o Trust autodichiarato o Trust di scopo. Per capire di cosa si tratta, vi dico che la dichiarazione di indipendenza americana del 1776 è un trust di scopo, ossia è un intento manifesto dichiarato, redatto, scritto nero su bianco, di liberi uomini che decidono di unire le proprie firme e le proprie energie in un patto d'onore e di rispetto reciproco per un progetto, ok? Il Jersey Trust, Jersey viene dall'isola di Jersey, nelle isole del canale, nelle isole del Channel Island, è un trust che può vivere, lo decidete voi quando lo istituite, ma è meglio farlo vivere in questo senso, completamente in common law. Allora, quando si diceva che la common law non è applicabile in Italia, in parte è vero, in parte no. La common law è la legge naturale, quindi nel momento in cui tu ti appelli a dei principi costituzionali sui quali i giudici, i magistrati giurano, e il magistrato ti nega di appellarti a un principio costituzionale, tu ti stai appellando alla common law, perché la legge naturale è alla base delle costituzioni di tutti i paesi moderni. Quindi non stiamo parlando di un qualcosa, ah no, è solo inglese, no. La legge naturale è all'interno della nostra Costituzione, oramai violata più volte, snaturata nel suo senso originario. La legge naturale è al di sopra del diritto positivo e regna. Non c'è nessun magistrato che potrà dire che la legge naturale non può essere applicabile in Italia, perché sono leggi di principio dalle quali discende tutto l'ordinamento italiano e di ogni altro paese. Quindi, tornando al Jersey Trust, questo trust vive in giurisdizione completamente common law. Quindi, per dire, il trust in se stesso è una persona fisica, non è un soggetto giuridico e non può esserlo mai. La definizione di trust è non-metaphysical entity, non può essere un'entità metafisica, quindi un'entità solida, densa, viva. Ed è uno dei motivi per i quali i magistrati non riescono a citarlo in giudizio, perché non si può scrivere un atto se non hai un soggetto giuridico, non lo puoi portare in tribunale se non hai un codice fiscale, una residenza, un riconoscimento. Un proprietario di una casa, una prima casa, è un disponente che convoglia, e vi assicuro, senza uso di avvocato e senza uso di notaio, o meglio, un avvocato serve magari per limare e cucire su misura determinate situazioni, aggiungere una clausola piuttosto che un'altra, ed è su questo che stiamo lavorando con un pool di avvocati che invece hanno capito che è il caso di mettere a punto un sistema che eviti che una casa di 200-300 mila euro di valore venga pignorata per 40 mila euro di debito e venga svenduta a un ventesimo del suo valore, e magari non copra neanche il debito, e che ci sia bisogno di andarsi a prendere anche quella del garante che ha messo le firme d'avallo, perché questo è l'obiettivo: far sparire il denaro contante e appropriarsi di un patrimonio immobiliare che l'Italia ha tra i primi paesi al mondo. Noi siamo forse il secondo paese al mondo come proprietari di casa. Non esiste altro paese al mondo dove ci siano tanti proprietari di casa, e quindi tanti mutui, e quindi tanti debiti. E sappiamo benissimo che tipo di denaro creano le banche. Ma insomma, in attesa di dimostrare che è un denaro creato dal nulla, noi dobbiamo proteggere le prime case, perché la casa è un diritto primario, la casa è un irrinunciabile diritto primario. Senza casa, senza alloggio, una famiglia è randagia, è ridotta a livello bestiale. Non ha più diritto,
non ha più dignità. E quello che sta succedendo è che quando entrano gli ufficiali giudiziari, e questo ve lo dico con certezza, ne ho contezza, ne ho proprio il polso, se alla domanda dei carabinieri, lei dove va a stare adesso con la sua famiglia? Tu non sai dare una risposta e non hai un altro domicilio da fornire. Immediatamente arrivano gli assistenti sociali e ti portano via dalle braccia i tuoi figli per metterli in una casa famiglia. Quindi il dramma non è la casa. La casa la puoi anche ricostruire a mano, con le mani nel cemento se vuoi. Il dramma è che ti portano via l'amore, ti portano via il cuore, ti strappano l'anima. E questo non deve accadere. Quindi proteggere le case vuol dire proteggere l'amore, perché l'intenzione è proprio quello di spezzare l'amore, di piegare la gente, di impaurirla, di farle del male, di inginocchiarla. E noi dobbiamo impedirlo. E il Jersey Trust è uno dei, secondo me, è uno dei sistemi migliori. In onore, la banca diventa beneficiario della parte creditizia, però la formula è, la vendo io la casa. Non la venderò a 250.000 euro, la vendo a 150. Ti ridarò i tuoi 50, ma almeno me ne rimarranno 100 per comprarla a metà con un altro amico e andare a stare, avere un tetto, non trovarmi in mezzo alla strada. In un momento come questo, io ero solvibile fino a 3 mesi fa, ho saltato 3 rate, 4 rate, banca, perché mi vuoi portare via la casa? Ok? Quindi è un accordo in onore, può durare fino a 90 anni. Se la banca prova ad aprirlo, perde il diritto di essere creditore, perché manca il patto d'onore. La banca non può negarti di tutelare la tua famiglia, di tutelare la tua progenie, perché quella è legge naturale e nessuno mai dal diritto positivo può osare infrangere queste leggi universali e di base. Perfetto, direi perfetto. Grazie Valeria. Certo, questa è solo un'infarinatura per iniziare a capire e quindi non aggiungiamo altro. Esortiamo tutti qui presenti ad Eventone poi a scaricarsi i documenti e a proseguire la conversazione con te. Vuoi dare qualche contatto dove raggiungerti a Allora, tutti? noi abbiamo solo 2 gruppi, non siamo associazione, non siamo nulla, siamo un'aggregazione spontanea di anime e spiriti in cerca di giustizia. Quindi su Facebook solamente per il momento, ma poi presto ci sarà un sito, in 2 gruppi, uno aperto e uno chiuso. Uno si chiama Popolo Unico e un altro si chiama NDC, Oltre l'illusione di OPPT. In ogni modo i moduli ci sono già, ma stiamo limandoli, e se ci fossero avvocati, esperti di legge che ci vogliono dare una mano e hanno capito quello che noi stiamo facendo, vi assicuro che ci sarà del lavoro, perché se non chiedete 5.000 euro per fare un trust, perché non servono, ma ne chiedete molti meno, saranno centinaia di migliaia i trust che ci saranno da fare a breve. Quindi anche agli avvocati, se sono presenti qui al tuo incontro, Al nostro anzi incontro. vi auguro buon lavoro e ci vuole assolutamente solidarietà, dobbiamo unire le forze. Presto saranno comunque tutti in rete. C'è un drive su Google dove ci sono tutti i documenti, ti fornirò tutti i link e poi faremo un nuovo podcast dove li mostreremo e li spiegheremo, li illustreremo più dettagliatamente. E ti ringrazio di questa occasione, Emanuele. Grazie a te, Valeria, grazie.